L'Inter non passa a Lecce, una squadra estremamente scadente, una squadra senza... Lecce dico, anche noi, ma è Lecce, una squadra che qualsiasi squadra è, ma la Juve ci ha pareggiato. Non pensate alla Juve che ha la pancia piena, che è 8 anni che vince lo scudetto. Non pensiamo alla Juve, pensiamo a noi. E noi non ci possiamo permettere questi passi falsi. Non possiamo permetterci, ma è dovuto concedercelo, perché andiamo in giro con giocatori come Piraghi, che ha l'Inter. L'Inter dovrebbe rescindere il contratto immediatamente. Andiamo in giro con giocatori come Godin, che hanno fatto una carriera in una squadra catenacciara, quindi dove si difendeva in 20 persone, e quindi non è mai stato provato che Godin è un grande difensore. Andiamo in giro con Skriniar, che è giovane, acerbo, ed è costretto a giocare fuori ruolo. Andiamo in giro con Brozovic, che deve giocare 60 partite l'anno fino a quando si rompe e non può, e non gioca come deve. Andiamo in giro con due scommesse come Barella e Sensi, che a noi piacciono. Però una squadra che pretende di arrivare testa a testa a fine campionato contro la Juve deve avere almeno due, non uno, centrocampisti capaci di saltare l'uomo. Deve avere almeno numero due esterni capaci di saltare l'uomo, ok? Abbiamo le palle piene di questo gioco con giocatori estremamente mediocri. Arrivasse Eriksson o chi volete voi, non cambierebbe nulla. Non abbiamo giocatori in grado di saltare l'uomo. Abbiamo due grandi attaccanti, ma comunque due attaccanti che non fanno la differenza. Ok, abbiamo un buon portiere, ma comunque oggi ci è venuta la bava alla bocca a vedere il loro, come si chiamava il loro portiere? Rafael Magnano della Fuente della Sagnenca. Ok, che usciva alto, un'utopia, un'utopia. Noi non abbiamo un portiere che esce alto. Poi al gol di oggi gli ha segnato da un metro, quindi non ha colpe. Ma comunque immobilità, cioè... Ragazzi, è una squadra fatta male, è una squadra fatta male, incitiamoli, sosteniamoli, quello che volete. Ma una squadra che nel 2020 va ancora in giro con Borja Valero a centrocampo, anche come riserva, è una squadra che non ha ambizioni. La nostra fortuna è che il Milan fa cagare, quindi sembriamo più belli noi, ok? È una squadra che non ha ambizioni, non si può pareggiare, non mi interessa con una squadra come Lecce, una squadra scarsa come Lecce. Hanno segnato, si sono messi a piangere. Non ci credevano neanche loro, hanno segnato, si sono messi a piangere. Ma di che stiamo a parlare? Il Lecce di buono c'ha solo il portiere. E quello, come si chiamava quell'altro? Sembrava Modric. Dell'orco. No, dell'orco. Ah, quello, no, bomba. quello. Ha vinto quello... 300 rimpalli, tu non hai segnato. C'è una squadra di scarsi. Siamo scarsi. Siamo scarsi. Candreva Rinarigen. Ma che vuoi rigenerare? Come se vogliamo restaurare una Fiat 500 del 74. Sempre 80 all'ora fa. Sempre non al servosterzo. Sempre non all'aria condizionata. Basta. Se non potete mettere mano al portafoglio, vendete i vostri prodotti, Lenovo. Se aprirete i vostri centri, non ci andremo mai. Ci state sulle palle, vi stiamo odiando, cinesoidi. Quindi è inutile. Suning. Io quando penso a Suning, penso a merda, ok? Suning avrebbe dovuto tutelare i propri tifosi settimana scorsa, quando gli sono stati tolti impianti e tamburo. E no, invece qua l'obiettivo è Lenovo. Ovunque Suning, scritte cinesi. Se ci tenete all'Inter, tutelate l'Inter e i propri tifosi. E non vado oltre. Abbasso Suning. Forza Inter, forza Mister Conte, che oggi non mi è piaciuto. Squallido il giropalla alla Spalletti. Ma sì, ma loro stavano chiusi, hanno messo il pullman davanti. Non mi interessa niente, si gioca verticalmente. O altrimenti si compra Fernando Llorente, ma questo andava fatto a giugno. Si compra Edin Dzeko, ma questo andava fatto a giugno. Si lancia la palla alta. Mazzoni ci si è salvato sempre con questo schema. Prima era Anderson, poi Glitare, quindi non raccontiamoci. Spalletti, per quanto era stupido, lo provava a fare con Ranocchia. Metti quattro punte davanti la porta, butti la palla in mezzo e rischi di vincere. E non rischi di vincere, la vinci. Ma siamo sbilanciati. Ma sbilanciati di che cosa? Con il Lecce. Con il Lecce, hai paura di sbilanciarti? Con il Lecce, una squadra che già sta in Serie B e nello stadio
veramente più ripugnante, il pubblico più ripugnante si sentiva a bordo campo. Conte, venduto, Conte! Che bravo, di mongoli, è vero. Che ma dove vivete? Ma dove vivete? Si incazzavano su qualunque fare. Conte, Conte, Conte! Sempre Conte, ma chi era quello di fianco là col bypass che stava Conte? A pranzo col vino cotto, ha litigato con la moglie e se a sfogarsi con Conte. Ma ragazzi, ma vergognate, ma abbasso Lecce tutta la vita, abbasso Lecce e il Salento tutta la vita. Passo e chiudo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e pollice su, lo stesso pollice che col quale dovremmo prendere dal culo Zhang Jindong e sbatterlo a destra e a sinistra e pistarlo di mazzate. Avanti Inter, avanti Curva Nord. Sempre forza Mister Conte. Conte, perché non ti hai fatto l'attenzione? E guerra su Nino. Conte! Da oggi, e faccio anche un appello agli amici interisti che stanno su YouTube. Guerra a Suning, tanto non vi illudete che non vi chiameranno a fare i programmi. Cosa? Guerra a Suning, ok? Passo e chiudo. Ciao. Vabbè, ciao.